Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel mercato che farei della Fiorentina. Ragazzi, prima di cominciare vi ricordo di lasciare tantissimi mi piace qui sotto e molto presto uscirà un nuovo mercato che farei. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, di lasciare tanti mi piace, di seguirmi su Instagram dove mi chiamo Simone Sicco, trattino basso official. Oggi cosa andiamo a fare? Oggi andiamo a prendere la Fiorentina, che è quasi retrocessa, e andiamo a costruire una squadra intorno alla Fiorentina con tutti i vari riscatti, minchia riscatti, partendo da un budget di zero, perché tanti della Valle o anche la futura presidenza pare non spenderà chissà cosa. E quindi partendo da una base importante, però da zero soldi, da zero euro, andremo a costruire una squadra che per me potrà ambire, non dico ad arrivare sicuramente da Europa League, però a giocarci su un posto e appunto ad arrivare almeno a metà classifica con più tranquillità rispetto a quanto fatto l'anno scorso. Quindi iniziamo un nuovo progetto, però senza rivoluzione, perché per me sono le giuste motivazioni tutte quante, appunto tutti all'Europa, non servono noi giocatori, ma serve solo la motivazione. Detto questo, in porta abbiamo, ah, una cosa importante, due cose importanti. La prima è che non mi affido alla realtà. Quindi se la Fiorentina prende un giocatore non lo voglio prendere, se un giocatore va da un'altra parte io mi fermo sul giocatore e lo vado a prendere. Quindi io farei così. E poi la seconda cosa è che ogni squadra è contenitore a se stessa, quindi ragazzi la Fiorentina può prendere un culù e lo può prendere anche il Bologna, capito? Quindi non è per forza che lo prende uno e non lo prende l'altro, non è che devo far tornare tutti i conti. Detto questo, in porta abbiamo La Font, Terracciano e Ghidotti. La Font, primo portiere, Terracciano, secondo portiere, Ghidotti, terzo portiere. Terracciano tornerà ad Empoli, ci ritornerà Dragoschi. Io sinceramente qua rimarrei così, mi tengo La Font, mi tengo Dragoschi e mi tengo Ghidotti. Tra l'altro su Dragoschi potrei anche andare a monetizzare, però io sinceramente lo voglio tenere, è un ottimo giocatore, gli prometto che gli farò fare la Coppa Italia, che gli farò fare almeno 5-6 partite di campionato, quindi lo faccio crescere anche a Firenze, a meno che lui non impunti piede e dica voglio andare via per giocare sempre, 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 me lo tengo e mi tengo anche La Font. Detto questo, passiamo ai difensori centrali. Difensori centrali e la Fiorentina di ruolo c'ha Pezzella, Vitor Hugo e Ceccherini. Allora, Pezzella per me è titolarissimo e non si tocca. Ceccherini è un ottimo vice, anche lui sinceramente me lo terrei, non è che stiamo parlando di Beckenbauer, però nemmeno di una vippa pazzesca, io Ceccherini me lo terrei. Vitor Hugo può fare il titolare, però serve un giocatore che sia di un livello maggiore, secondo me. Un giocatore che comunque sia più o meno alla pari di Vitor Hugo, al pari di Vitor Hugo, che però, boh, qualcosina in più c'ha. E questo giocatore che io vado a vedere, ragazzi, è Izzo. Izzo del Torino, forse un 15 milioni più 5 di bonus, per un totale di 20 milioni, riusciresti a prenderlo, perché il Torino ha 20 milioni facendo una plusvalenza pazzesca, tra l'altro l'ha pagato tipo 6 o 8, non ricordo. Te lo dà, se lo mettono anche a chi non fa l'Europa, nemmeno la Fiorentina, però la Fiorentina può creare un progetto ambizioso, più o meno con il Torino siamo lì. Anche se il Torino ha dimostrato essere più forte, anche per questo campionato, eccetera, però la Fiorentina come progetto e come storia nel nuovo millennio, insomma, ha fatto meglio. Quindi, se la Fiorentina vorrà creare un nuovo progetto, magari Rizzo potrebbe anche essere interessato a questo progetto. Vado a pagarlo 15 più 5 e me lo porto a casa, per me può tranquillamente fare il titolare. L'altro giocatore che serve, perché per me ne servono due in difesa, è Rasmussen, che tra l'altro è stato già preso, già prelevato dall'Empoli. Buon giocatore. Come quinto di difesa può andare più che bene. La difesa della Fiorentina, la difesa centrale sarebbero Pezzella, Izzo, Vitor Hugo, Ceccherini, Rasmussen. Bilancio in passivo di 15 milioni di euro, secondo me non sarebbe niente male. Detto questo, passiamo ai terzini. A sinistra la Fiorentina c'ha Biraghi e Ancsko. Raga, io qua rimarrei così. Cioè, per me Biraghi è un ottimo giocatore. Qualche tifoso della Fiorentina lo sta insultando, sta facendo male ultimamente, è vero, è un po' calato di rendimento, gioca peggio, sbaglia tanti cross, però è un buon giocatore, si è guadagnato anche la nazionale a Firenze, vorrà rimanere a Firenze perché c'è l'Europa e quindi vuole rimanere a giocare titolare in nazionale e a Firenze. Per me è da tenere, Ancsko lo tengo come secondo, quando ha giocato poco ha comunque dimostrato di saperci fare, quindi sinceramente me lo tengo più che volentieri. Torno Olivera che vado a vendere 1 milione di euro, almeno mi tengo Biraghi e Ancsko, c'è il bilancio su in passivo ma di 14 milioni di euro. Passiamo adesso a destra. Ricordo ragazzi che per me la Fiorentina dovrà giocare con la difesa a 3, per me sarà molto importante questo, per questo io ho messo appunto Vitor Hugo, Izzo, Pezzella, perché io i due esterni della Fiorentina non li vedo come terzini, ma li vedo come esterni, anche perché Biraghi per me rende meglio da esterno e ora vedete da destra che ho preso. A destra della Fiorentina tra i terzini c'è Milenkovic e Laurini. Milenkovic lo vado a vendere, sono arrivate offerte intorno ai 40 milioni di euro che sono veramente molto molto alte, ma sono arrivate perché il giocatore è veramente forte. E sinceramente per risanare il bilancio io questa spesa l'andrei a fare. Sì, è importante, cioè questa spesa, questo incasso, sì, è una cessione importante e mi farebbe perdere tanto, però non è che Milenkovic ci abbia fatto vedere chissà cosa, cioè è molto forte, non è che fa il salto della Fiorentina, levi Milenkovic e perdi tutto, anzi, se vuoi cambiare assetto, un giocatore come Milenkovic lo sacrifichi per prendere chi? Attenzione, intanto tutto vendo Venuti e vendo Gilberto, entrambi a 1 milione di euro,
perché secondo me in questo momento non ci sono utili. Laurini me lo tengo come seconda esperienza perché potrebbe fare bene come secondo. Vado a prendere come titolare Lazzari. Lazzari che alla spalla ha fatto benissimo, ha fatto veramente benissimo Lazzari alla spalla. Il suo prezzo più o meno è 15 milioni di euro, niente in più, niente in meno. Secondo me il suo prezzo è 15 milioni di euro e andrei a fare questa spesa, lo prenderei, me lo porterei a Firenze. Ma sinceramente questa è una spesa che farei. Ragazzi, è un giocatore pazzesco, sulla fascia veramente mette una quantità pazzesca di cross, è forte, rientra, guadagna calci di rigore, riesce a prendere punizioni importanti, fa gol, fa far gol. Io a destra giocherei con Lazzari e Laurini e il mio bilancio a sorpresa sarebbe inattivo di 13 milioni di euro. Passiamo adesso sulla mediana. Sulla mediana abbiamo Norgaard ed Edmilson Fernandez. Norgaard, ragazzi, lo presto, ok? Cioè, venderlo mi sembra una cazzata, hai speso dei soldi per lui, lo vendi adesso, non ci fai niente, è inutile. Edmilson Fernandez, ho capito bene, c'ha un obbligo di riscatto, fissa da 8 milioni di euro, non lo riscatterei manco dal Fornaro, però bisogna riscattarlo e lo vado a riscattare. È un buon vice, non è sto gran campione, non è nemmeno un giocatore buono, è un buon vice, proprio per... perché sì, abbiamo guardato 8 milioni, facciamo finta che sia un buon vice. A questo punto mi vado a prendere Badel. Badel, ragazzi, sarebbe un ritorno, me lo vado a prendere in prestito, con diritto magari fissato anche a 10 milioni di euro, che comunque per la Lazio è tanta roba, visto che l'ha pagato zero, quindi ha una buona plusvalenza, lì c'è Lucas Leiva, quindi potrebbe anche farlo. Io vado a prendermi Badel a parametro zero, quindi c'è in prestito, non pago nulla, è un buon mediano, c'ho Badel, c'ho Edmilson Fernandez, almeno andiamo un po' a ricostruire la mediana, perché secondo me la Fiorentina proprio lì con il play ha perso veramente veramente tanto. Detto questo, avremo Badel, Edmilson e il bilancio ancora inattivo, ma di soli 5 milioni di euro. Adesso andiamo a guardare le mezzali. Per quanto riguarda le mezzali, abbiamo Veretout, Benassi, Gerson e Dabaut. Veretout, sì, ma Veretout è già del Napoli, non me ne frega niente. Io avrei fatto di tutto, gli avrei raddoppiato, triplicato, quadruplicato l'ingaggio pur di farlo rimanere. Quindi io Veretout me lo tengo stretto e non lo faccio partire. Benassi è un altro giocatore che per me in questa Fiorentina può fare tranquillamente il titolare e formare con Badel e con Veretout un centrocampo di assoluta qualità, con i suoi inserimenti, e poi deve giocare. Non capisco perché Pioli ogni tanto lo levava, non me lo faceva vedere, me lo nascondeva, me lo faceva giocare. Benassi deve giocare, è un titolare della Fiorentina e deve giocare. Gerson finalmente tornerà a Roma, perché a Firenze ha fatto solo danni, finalmente lo dico nel video della Fiorentina, ma porca troia torna a Roma, lo dico da tifoso della Roma. Dabaut è un buon cavallo, nel senso, Dabaut non è che sia zio cane, non è che sia il campione, ok? Non vi aspettate che Dabaut faccia fare il salto di qualità, però come panchinaro non mi sembra niente male. Cioè, alla fine è uno che il fatto suo lo sa, gli dai la palla, ogni tanto prova qualche tiro, magari gli entra e dice bene, un macellaio, ogni tanto sbaglia, però il quarto lo può fare. Detto questo, Cristoforo Colombo, che ha scoperto l'America, a 2 milioni lo vado a cedere, perché sinceramente non ci faccio niente. Mi serve una mezzala forte, forte, che però sia da panchina, quindi forte, forte per la Fiorentina, che sia da panchina, che di tanto in tanto si può anche inserire. Sto pensando a Ionita. Ionita io andrei a prendere in due manche, 10 milioni di euro, 5 della prima stagione, 5 della seconda stagione. Ionita è un ottimo giocatore, ha dimostrato veramente tanto a livello di qualità, ma anche di quantità, mena tanto e mena bene. Sinceramente io Ionita lo prenderei, 5 milioni li spendo adesso, 5 li spenderò l'anno prossimo e potrebbero anche accettarlo, perché sono 10 milioni di euro e anche quasi tratta di una plusvalenza importante. Detto questo, avremo Veretout, Benassi, Ionita, Dabaut e il bilancio inattivo di 2 milioni di euro. Detto questo, ho cambiato modulo, 3, 5, 2, quindi ci servono i tre centrali, il portiere, che poi lo rifacciamo il calcolo, che l'abbiamo detto, i tre centrali ce li abbiamo, il mediano ce l'abbiamo, le mezzali ce l'abbiamo, gli esterni ce l'abbiamo, ci manca la seconda punta e la punta. Tutte le ali della Fiorentina insieme ai tre quarti si sono messi nelle seconde punte, come potete vedere qui a sinistra, e abbiamo Chiesa, Miraias, Piazza, Saponara ed Eseric. Allora, qua bisogna fare una mezza rivoluzione, rientrando anche di una spesa importante, perché Chiesa... Ragazzi, Chiesa io me lo tengo stretto, non lo vado a vendere, me lo tengo forte. Chiesa per me è un giocatore che va tenuto, lo so che arriveranno offerte pazzesche, lo so che arriveranno grandissime offerte, lo so che lui farà di tutto per andare via, però se tu gli fai capire che c'è un progetto serio e deve essere serio, no, come quest'anno, magari potrebbe anche pensare di rimanere. Glielo fai capire con i vari acquisti, lo fai capire con Lazzari che è stato un buon giocatore, lo fai capire con Badel, glielo fai capire con appunto Izzo. Comunque c'è un mercato abbastanza interessante per arrivare in Europa, magari Chiesa potrebbe anche scegliere di rimanere. Miraias non lo riscatto, è un buon giocatore, ma il riscatto sta tipo a 20 milioni di euro, mi sembra una cifra veramente assurda per un giocatore che è semplicemente buono. Piazza non lo riscatto, ha fatto più danni della grandine, inutile che lo tengo. Saponara dovrebbe andare via a 9 milioni e mezzo, qualora lo riscattassero. Qualora non lo dovessero riscattare, comunque anche 9 milioni e mezzo qualcuno te li dà, perché è un buon giocatore. Per me ce li fai 9 milioni e mezzo con Saponara, è inutile tenerlo, perché poi a Firenze, da quanto ho capito, a me piaceva tanto, ma da quanto ho capito, ragazzi, poi sto parlando un gioco con la seconda punta, e Saponara è un trequartista, non è una seconda punta. Però da quanto ho capito, Saponara potrebbe e dovrebbe andare via.
Isserich lo do via 3 milioni e mezzo, raga. Isserich ha fallito miseramente. Io pensavo di avere veramente un buon giocatore, exploit, eccetera, eccetera. Ha fallito 3 milioni e mezzo, lo do via. Detto questo, ci serve un panchinaro per Chiesa. Prenderemo un esperto, uno in uscita, uno che conosce la Serie A e che quando è in forma è veramente molto forte. Sto parlando di Diego Perotti. Diego Perotti che però, no, che però ve l'ho detto, io lo valuto più o meno di 12 milioni di euro a Roma, ok? Quindi io farei un prestito oneroso a 4 milioni con il diritto di riscatto a 8, quindi non è un obbligo, non li devo spendere per forza, spendo 4 per averlo quest'anno e poi decido se vale la pena spenderne altri 8 per tenerlo anche l'anno prossimo. A questo punto ne avremo il bilancio in attivo di 11 milioni di euro e sulla, come seconde punte avremo Chiesa e Perotti. Passiamo adesso alle prime punte. Davanti la Fiorentina, Muriel, Simeone e Teo. Ricordiamo il nostro bilancio a più 11. Ragazzi, Simeone me lo tengo, come vice me lo tengo, può giocare come vice Muriel, può fare la seconda punta, cioè può fare la seconda punta, non rompe i coglioni, ci mette tanta grinta, a meno che non arriva l'offerta di 25 milioni, ma chi te li dà, te ne danno manco 18 in questo momento, io Simeone me lo tengo. Teo lo vado a vendere a 1 milione di euro, qualcuno te li darà sperando in un probabile pazzo che ti dia questo 1 milione di euro, Teo lo vado a vendere. Detto questo, abbiamo Muriel che va riscattato a 12 milioni. 12 milioni ci abbiamo, 11 più il milione di Teo, io lo vado a riscattare. Muriel è un buon giocatore, è vero, è calato drasticamente, ma così come tutta la Fiorentina che ha smesso di giocare, Muriel se lo messa in palla è quel giocatore che ti può cambiare la partita. Detto questo, avremo Muriel, Simeone e il bilancio a zero. Andiamo a guardare la formazione, 3-5-2, la Font tra i pali con Dragoschi in panchina, Vitor Hugo, Pezzella, Izzo, con in panchina ovviamente Rasmussen e Ceccherini, a destra Lazzari, a sinistra Biraghi, Mediano Badel, Veretù e Benassi, Chiesa seconda punta e Muriel prima punta titolare. Questo ragazzi era il mercato che farei della Fiorentina. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando iscrivetevi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, se vi dà più di invito lasciate un mi piace, come sempre non un dislike, grazie per aver visto questo video, mi raccomando raga, tanti 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 mi piace e subito c'è un nuovo video del mercato che farei. Buon ciao come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.